Capo nobile, ok. Buongiorno a tutti, cari amici. Oggi ci immergiamo in un luogo dove la natura è ancora protagonista, il Parco Nazionale d'Abruzzo. Intervistiamo un uomo speciale che ama la natura, fotografo naturalista, ricercatore, scrittore di libri, ha collaborato con il WWF ed altre associazioni. Sono lieta di presentarvi Dario Rapino, che è di nuovo qui con noi. Ciao Ciao, Dario! ciao e un saluto Grazie per a essere qui chi di ti nuovo con ascolta. noi. Come va? Va, diciamo che va, dai. Se deve andare. Allora, oggi il tema che tratteremo è il bramito dei cervi, che avviene in questa stagione. Ecco, insomma, parlaci un po' di questo argomento. Sì, io ho preparato anche un brevissimo filmato che io ho chiamato il diario di una giornata fatta la settimana scorsa quando sono salito su in quota ad osservare questi cervi in questa stagione particolare e molto importante per loro perché è la stagione della riproduzione, quindi nella quale la specie appunto si perpetua. Ed è chiamata appunto la stagione del bramito, mutuando il nome da questo richiamo cupo, cavernoso, potente che i cervi maschi emettono in questo periodo per richiamare le femmine e formare così gli harem. Ed è appunto una fase molto, molto delicata, come è naturale che sia, ed anche molto faticosa perché prima di tutto il maschio deve formare l'harem, che a volte può essere composto anche da 20, 30, addirittura 40 femmine, e poi lo deve difendere da altri pretendenti. E quindi è un'osservazione che a me piace moltissimo. Ti dico, a me quello che piace di più è sentire proprio questo richiamo che ti accompagna mentre procedi nel bosco, che vai su, questi suoni continui che provengono dalle creste o anche all'interno del bosco stesso e che poi ti riaccompagnano mentre scendi giù. E quindi è un periodo, come dicevo, per i maschi molto stressante. Loro addirittura smettono di alimentarsi per tutti questi giorni e sono completamente concentrati su questa formazione degli harem e sulla difesa, e quindi a volte li difendono combattendo con altri maschi, non sempre, perché a volte se basta una semplice postura, una semplice rincorsa perché il rivale capisca che non è il caso. Quando invece i due soggetti si equivalgono quanto a grandezza, potenza, allora ne derivano anche degli scontri furibondi che possono provocare anche il ferimento di uno dei cervi. Insomma, arrivano talmente stanchi e stressati alla fine del periodo che se dovesse giungere l'inverno un po' precocemente, molti di questi maschi non ce la faranno neanche a superarlo, per come si sono stancati. E se vuoi possiamo intanto cominciare a mandare questo filmato, così è anche più Sì, semplice. vai, se la regia manda il filmato, ecco qua. Allora, questo sì, l'ho girato pochi giorni fa e Che questa meraviglia. è la parte iniziale del bosco, è un sentiero del Parco Nazionale d'Abruzzo, che è una parte del parco a confine con il Molise, con le Mainarde, e che conduce in questa valle che si chiama Valle dei Biscurri, mentre sullo sfondo vedete questa montagna bellissima che è il Monte Meta, sede di camosci, di gruppi camosci molto importanti. Vabbè, questo è un animale che gira per Ok, il parco che sarei io. E questa è bellissimo Dario. la mia postazione, nella quale mi sono. Allora, come funziona? La cosa importante è stare assolutamente nascosti, invisibili agli occhi degli animali per una ragione molto semplice, per non disturbarli.
non perché è più facile fare foto, ma proprio perché poi magari ne parleremo di questo problema del disturbo. Ecco, qui vedete, possiamo fermare l'immagine così. Allora, diciamo che i cervi durante tutto il giorno sono nel fitto del bosco e si ritirano nel bosco verso le 9 di mattina, per cui se vai su all'alba che è ancora notte, li vedi, dopodiché si ritirano, non li vedi più, magari senti i bramiti, poi tornano a uscire fuori di nuovo nel pomeriggio, nel tardi pomeriggio. Quello che è essenziale poi per vedere soprattutto questi maschi, che sono diciamo quelli, gli esemplari più appariscenti, è necessario che le femmine si muovano, perché se le femmine non si muovono, non si muovono neanche loro. Qui vedete sulla destra un maschio che tutto sommato è abbastanza giovane, e è un gruppetto di cervi. Vedete il bosco in alto, cominciano a uscire dalla faceta e si portano negli spazi aperti, nelle radure. Possiamo andare avanti col filmato. Sì, lui si sta avvicinando. Sì, vedete come lui controlla il suo harem. Vabbè, adesso abbiamo tolto l'audio perché era anche disturbato dal vento. Lui continua a controllare. Le cerve sono praticamente assolutamente indifferenti, continuano a fare la loro vita, a nutrirsi, mentre il maschio è, ecco, disperato, sempre in attesa che qualche cerva sia pronta per l'accoppiamento. Va un po' lento il filmato, un po' a scatti. Vabbè. Ecco, vedete qui per esempio questo maschio, che si orienta per così dire con l'odore che la femmina emette durante il periodo dell'estro, però come vedete lei assolutamente non ci sta, insomma gli fa capire che non è il momento. E lui sempre controlla che tutto sia in ordine, che non arrivi nessun rivale, insomma che la sua merce, come dire, nessuno la tocca. Ecco, per esempio, questo, fermiamo un attimo. Questi sono due esemplari, come dicevo prima, di pari stazza. Ci sono delle femmine che qui adesso non si vedono, e quindi uno dei due, questo più in alto, che ha già cominciato a formare il suo harem, è insidiato da questo, da questo rivale. Qui il combattimento non avviene perché, come dicevo prima, alla fine il rivale valuta che l'altro sia più forte di lui e quindi abbandona il campo. Andiamo avanti, c'è solo un accenno di combattimento. Possiamo andare avanti. Penso che vedere un combattimento deve essere spaventoso, forse, non so. Quelli feroci, sì, a volte durano minuti, veramente. Caspita. Sì. Ecco, vedete? Sì, si posizionano, ci provano, poi questo più in basso dice, dà un bramito, l'altro risponde, dice, vabbè, questa volta ti lascio le femmine, magari ci riprovo più tardi. E quindi, come dire, è comunque uno spettacolo, insomma, poi il tempo vola via subito, l'attesa è ripagata. E poi verso il finire della giornata c'è una sorta di sfilata di tutti i maschi veramente possenti. Più guardate questo, credo che sarà un 10 punte più o meno a Tokyo. Bellissimo. Sì. E ora vedi come è colorato, sembra quasi nero, in effetti no, il colore suo è quello che vedi sul dorso, Sì. però loro si, vedi, questo sembra un cervo che è nero, in effetti è il fango delle pozze nelle quali loro si rotolano, non tanto per una questione, come dire, di rinfrescarsi, anche per quello, ma perché il fango li aiuta a tenere lontani i parassiti.
E quindi per loro è molto importante, anche se quest'anno purtroppo la siccità ha provocato l'essiccamento di quasi tutte le pozze in quota e hanno sofferto abbastanza. Guardate, questo è veramente un esemplare molto grande. Quindi questi a fine giornata ti sfilano davanti uno dopo l'altro e si portano più in alto nelle zone circostanti a questa Valle del Biscurri, insomma. Quindi loro stanno ad alta quota comunque, cioè tutto questo avviene in Adesso alta quota. sì, adesso parliamo di quote che sono almeno 1800-1900 metri, anche 2000, sono in quote alte perché di fatto i cervi si spostano in queste quote con la stagione calda dove trovano erba, mentre più in basso è più bruciata, per quanto quest'anno, ecco questa. Se non sbaglio, era un'aquila reale, molto lontana, però è sempre un bel vedere. E dicevano si spostano nelle quote alte perché trovano erba che invece più in basso si essicca. Però devo dire che la stagione calda ha condizionato anche questo aspetto, per cui come vedete c'è molta erba gialla, Sì. di fatto non piove, adesso sta piovendo questi giorni, ma di fatto sono 2 mesi che non ha piovuto, le temperature sono state molto, molto alte, veramente in quota si è sofferto tanto perché di solito stai sempre con una giacca, con qualcosa, invece quest'anno no. Poi il sole picchia, scotta, quindi immaginiamo anche i cervi. Questo è stato un giorno fortunato, diciamo il primo, perché le altre due uscite precedenti c'è stato veramente poco o nulla, perché sono rimasti nel fresco del bosco e non sono venuti fuori. Quindi diciamo che si notano gli effetti del surriscaldamento globale, Dario. Ma sì, assolutamente, ma ormai. Io sono d'accordo con, mi sembra che sia stato il governatore della California che poco tempo fa ha detto: guardate che non è che arriverà il riscaldamento globale, ci siamo già dentro. Io Certo. sono dello stesso avviso, cioè io non condivido questa possibilità che abbiamo davanti ancora per alcuni anni per poter porre rimedio a questo riscaldamento del pianeta. Io penso che ci siamo dentro fino al collo. Non voglio essere proprio catastrofista, però la vedo dura. Io credo che siamo già nel punto di non ritorno. Vorrei naturalmente sbagliarmi, però nel mio piccolo, per quel poco che riesco a osservare io anche in una regione come l'Abruzzo, che insomma freddo, pioggia non se la fa mancare, invece è dura, cioè in montagna. Per esempio, questo è il primo anno che ho visto le pozze tutte completamente secche. Sì, poi tu che comunque vivi lì da tanto tempo, hai osservato, sei stato lì in quei luoghi, ti puoi accorgere là negli anni proprio le modificazioni, proprio perché hai la possibilità di osservare bene, quindi chi meglio di te può riuscire a verificare questo, insomma. Io poi invece ho trovato su degli articoli, per esempio in Siberia, la temperatura ha sfiorato i 38 gradi, cosa che non era mai avvenuta prima. Quindi i Sì, ma ghiacci si sciolgono e gli oceani diventano sempre più caldi, cioè ormai sì, ci siamo dentro fino al collo, assolutamente. È abbiamo poco da dire. una situazione catastrofica. L'orso polare è in una fase di fortissima sofferenza perché i mari non ghiacciano più, non possono attraversare gli stretti che sono abituati ad attraversare quando ghiaccia per andare nelle zone di caccia. Cioè ormai lo vistano nei rifiuti, soprattutto in Russia, cioè vedere questi animali così possenti, così nobili, lo vistare tra i rifiuti piuttosto che cacciare foche, insomma dovrebbe lasciarci pensare, però.
come dire, noi siamo attualmente in questa fase storica in mano a gente di assoluta inadeguatezza, volendo usare un eufemismo, insomma, fin quando noi siamo nelle mani di un Trump, di un Bolsonaro, parliamo adesso di quello che è successo Sì. nel Canale, una regione che io ho avuto la fortuna di conoscere e vedere quei posti che ho frequentato avvolti dalle fiamme, per me è stato un dolore davvero insopportabile, perché c'è un ecosistema, una biodiversità che poi non ricostruisci così. No, sono al corrente di quello che sta accadendo e veramente queste sono tragedie. E poi io penso veramente non basteranno più solo le lacrime per sistemare le cose, perché poi l'uomo reagisce in questo modo, poi dopo si Ma mette a guarda, piangere quando non c'è più nulla da fare. E questa è una cosa veramente incredibile. Viviamo in un mondo dove c'è una noncuranza estrema nei confronti proprio della natura, che poi la cosa più allucinante è che Madre Terra e questo pianeta è la nostra casa, anzi dovremmo avere proprio più premura verso di essa. Guarda, Ilario, io vorrei anche fare un passo ulteriore in questo discorso. Cioè, difatti, quando noi diciamo dobbiamo salvare il pianeta, dobbiamo porre in essere tutte queste azioni, il gas serra e così via, è un approccio secondo me sbagliato. Noi non dobbiamo salvare proprio nulla. Cioè, il discorso è che dobbiamo salvare noi stessi. Ora, Certo. noi ci siamo da circa 200 milioni di anni, il pianeta ne esiste da circa 5 miliardi di anni, ad avanti pare altrettanto, poi dopodiché finirà come finiscono tutte le cose, quando il sole esaurirà il suo combustibile, finiremo anche noi, no? Diventerà una gigante rossa, ci ingloberà tutti e finalmente ci togliamo dai piedi. Ora, il discorso è che il pianeta non ha bisogno di essere salvato. Comunque, anche di fronte alle devastazioni più profonde, come possono essere gli incendi, lo scioglimento dei ghiacci, la perdita delle barriere coralline, della biodiversità e così via, comunque il pianeta sa evolversi anche in queste situazioni. Diventerà un'altra cosa, diventerà un mondo che noi non abbiamo conosciuto, ma comunque la Terra resta. Cioè, forse non si è capito abbastanza che chi non resta siamo noi. Siamo noi, perché la terra è eterna, la terra è eterna. Che peraltro, tra tutte le specie viventi, siamo quelle meno pronte al cambiamento, perché Darwin ci ha insegnato che sopravvivono non le specie più forti, ma quelle più pronte ad evolversi. Quindi noi siamo la catena debole di tutto ciò che esiste sulla Terra, sia del regno animale, sia di quello vegetale e così via. Quindi è un approccio anche sbagliato. Salviamo il pianeta, è un approccio sbagliato. Noi dobbiamo salvare noi stessi, perché un pianeta B non c'è, quindi o stiamo qui o non stiamo da nessuna parte. Per cui alla fine potranno anche sciogliersi tutti gli acciai, bruciare tutte le foreste, l'Amazzonia non esisterà più. Possiamo anche immaginare uno scenario del genere, ma è catastrofico ai nostri occhi. Per come lo abbiamo conosciuto noi, per le bellezze che perdiamo, ma probabilmente nascerà un altro pianeta che sarà forse anche più bello di questo. Non avremo più gli orsi, non avremo più i lupi, avremo altri animali che si evolveranno da queste specie. Ma comunque il pianeta per altri 5 anni la sua vita la farà. Chi non la farà saremo noi. Voglio dire, ce ne faremo una ragione, possiamo fare. Cerchiamo di Sì, fare il possibile. si fa il possibile. Io dico sempre che se ognuno avesse la sensibilità di fare già nel proprio piccolo delle piccole cose, dei piccoli gesti, dei piccoli riguardi, forse ci sarebbe una speranza, o perlomeno si arginerebbe tutto questo danno, questo problema. È La ovvio che coscienza magari può essere una cosa utopistica, però. ambientale è molto cresciuta, tantissimo cresciuta rispetto già a 10 anni fa, però non è ancora sufficiente, No. perché purtroppo un cretino ha un peso specifico 100 volte superiore
da una persona, per così dire, normale, che ha coscienza di ciò che lo circonda, di ciò che bisogna fare per conservarlo e così via. Purtroppo, una persona che si comporta come bisogna comportarsi, diciamo, non incide molto. Chi incide è il fesso che, per dire, no, cioè io sono andato in montagna e io ho trovato decine di mascherine lasciate nei boschi. Cioè, allora voglio dire, noi siamo una specie unica, siamo l'unica specie che fa di tutto per estinguersi. Se voi fate caso, dal piccolo grillo, dalla formica, all'orso polare, all'elefante e così via, nella loro vita, condizionano ogni loro comportamento a una sola finalità, finalizzano ogni comportamento a uno scopo, cioè che è quello di sopravvivere, di restare. Noi, se ci ragioniamo, siamo gli unici invece che facciamo il contrario. Noi scaviamo, scaviamo, scaviamo. Quando abbiamo preparato la fossa, ci buttiamo pure la terra sopra. È un dato di fatto questo, purtroppo è così. E non lo so, io penso che, spero che le nuove generazioni riescano in qualche modo, perché gli stiamo consegnando un mondo a pezzi. Quello sicuramente, però possono essere anche una speranza i bambini, perché magari se si riesce a sensibilizzarli si può fare molto. Io ho Questo è il mio parere. lavorato nelle scuole qui a Lanciano, anche con il WWF, poi purtroppo il Covid ha fermato questo progetto che stavamo mandando avanti, adesso speriamo di riprendere. Devo dire che i bambini sono delle spugne, cioè quando gli parli di certe cose veramente prestano un'attenzione notevole. E il problema, il fatto è che noi l'unica cosa che possiamo fare è seminare. Tu semini e poi magari speri che ci sia il raccolto. Sì, Ragionare non è che si possa fare tanto di più. questo si può fare, e poi secondo me l'unione fa la forza, comunque dai, una piccola speranza, una piccola luce bisogna sempre fare in modo di vederla. Ecco, Ora, dimmi Mario. se tu sei d'accordo, io vorrei anche toccare un tema, magari senza dilungarci troppo, perché poi magari chi ci ascolta finisce per annoiarsi e quindi si ottiene l'effetto opposto. Però, già che abbiamo parlato dei cervi, di queste bellissime osservazioni in cuore, in montagna, sarebbe anche il caso di toccare un tema molto importante, e cioè quello del disturbo in montagna. Perché quest'anno noi in Abruzzo, perlomeno la zona frequentata da me nel parco, è stata una ordalia di persone, una follia, qualcosa di mai visto. Ora, va bene che la gente si innamori della montagna e venga, non può che essere un fatto positivo, anche dal punto di vista economico, per quelle realtà che vivono di questo. Però io, devo essere molto, molto tranciante su questo aspetto. La montagna non è per tutti. Allora, o tu sai come si va in montagna, o altrimenti non ci vai. Perché io, mentre facevo quelle foto, quel filmato, io ho visto qualcosa, l'ho sempre visto anche negli scorsi anni, mai come quest'anno, qualcosa di allucinante. Io sono stato fermo nel mio posto, tranquillo, i cervi non, come vedete, non si sono accorti di me e così via, perché deve essere così. La fotografia naturalistica è questa, non quella che raccontano altri, è questa. Ma io ho visto delle cose inenarrabili. Gente che fuori sentiero, non ce n'era uno che rispettava il sentiero, che gironzolano a destra e a sinistra, che si arrampicano sulle doline, che scompigliavano i cervi, con queste tutine fucsia, verde ramarro, rosse, che si chiamano a distanza. Io ho visto delle cose inenarrabili, cioè la montagna così non può reggere, non può reggere. Non vi dico la sporcizia, ho parlato delle mascherine, ma vi posso dire che in giro trovi bottiglie di plastica,
carta argentata che magari c'erano avvolti panini e così via, perché oggi ormai si è entrati nell'idea che te vai a Decathlon, spendi 1000-1500 euro di belle magliettine tecniche, scarpe tecniche, tutto tecniche e così via, e ti senti Messner. Tu a quel punto dici, a questo punto ho speso 1500 euro, sono il tipico uomo da montagna. E poi succedono questo, quindi il disturbo in quota è qualcosa di molto grave ed è un problema serio che bisognerebbe affrontare. Purtroppo non ci sono le risorse, non ci sono i mezzi perché, come dire, la sorveglianza del parco possa monitorare tutto il territorio. Questo no. Però se chi dirige i parchi, anziché scegliersi i nemici sbagliati, ad esempio i fotografi, no? Perché adesso c'è in Abruzzo in particolare c'è il capro espiatorio del fotografo, per cui è il fotografo che disturba. Se anziché, come dire, fare la guerra ai fotografi, che invece sono persone che stanno sul territorio e ci sanno stare, E documentano anche, e perché qualcuno documentano, deve documentare per sensibilizzare gli animi, ci vogliono comunque le e tu fotografie. instauri una forma di collaborazione con la gente che è un presidio del territorio, le cose possono funzionare meglio. Però per fare questo tu devi anche sapere, dico tu che hai la responsabilità della gestione di un parco, devi anche sapere un minimo di che cosa sia la fotografia naturalistica. Perché se non sai questo, se tu credi che una persona che col cellulare corre dietro ai cervi equivale a un fotografo naturalista che se ne sta al suo posto e sa come Bisogna sta. distinguere le due cose, bisogna essere anche. Ma A te manca la BC. perché si fanno le cose anche con superficialità. Questa è una cosa che veramente è disastrosa. Non si può con superficialità affrontare certe situazioni. Si dovrebbe appunto. Ilaria, perché mettere in competizione la ricerca e la conservazione con la fotografia naturalistica è indice di un pensiero ristretto, perché sono cose che agiscono su livelli diversi e si integrano, perché la documentazione, la divulgazione è quello che crea coscienza. La coscienza non Certo. la crea lo studio dello specialista, che ci deve essere, che ci deve dire la scienza come ci si comporta, come si rispetta l'etologia degli animali. Questo deve fare la scienza, ma non deve invadere altri campi con la pretesa di avere il verbo. Purtroppo è una stagione difficile anche per questo. Questa è una discussione che c'è, che è aperta col parco, però è una discussione che fai con un muro di gomma, con un muro di gomma, perché dall'altra parte non ci sono anche quelle cognizioni necessarie Si che dovrebbe un po' sentire. etico lo chiamo io, il pensiero altamente etico che abbraccia tutto, il Certo. comprendere che tutto sta insieme, tutto deve stare insieme. Questa idea non c'è, non c'è. Tu sarai bravissimo a contare i peli dei cervi, ma non capisci il mondo come funziona. E funziona non solo con la scienza, il mondo ha funzionato per i filosofi, non solo con gli scienziati. Questo lo Concordo con te, Dario, tutto quello che hai detto. dovrebbe dirglielo a questi signori, perché quando si assumono certi incarichi bisogna avere la capacità di mantenerli e di gestirli, perché Quello è così. il problema poi anche di chi va, chi sta alla ca in carica di puntini puntini. Bisogna, è come un pacco a sorpresa, bisogna essere fortunati perché Le cose le dico, purtroppo. ci metto la faccia, mi espongo. Dopodiché andassero per conto loro, io continuo a fare quello che ho sempre fatto e Ma non ho. guarda, Dario, le dimostrazioni più belle saranno quelle che con delle foto si possono fare tantissime cose. Le foto possono essere spunto, per scrivere poesie, per scrivere delle favole, dei libri, per far lavorare i bambini anche con la fantasia, guardando proprio e raccontando una storia, vedendo una fotografia. Quindi, si può anche arrivare per vie traverse a far capire anche a certe persone che cosa può fare. E che cosa può donare nell'animo delle persone, nella coscienza, una foto? E quindi distinguere poi. Sai, io poi mi accaloro sempre quando tocchiamo questo tasto, perché, ma ripeto, non per qualcosa, non perché sono appassionato delle mie idee, per carità, io sono apertissimo al confronto e così via, ma
Ma perché veramente trovi degli ostacoli insormontabili? Cioè, io che so, ma non parlo di me, io conosco tantissimi fotografi, ma tu lo sai che tantissimi fotografi non verranno più in Abruzzo, hanno deciso di non venire più in Abruzzo. Io potrei farti un elenco di 100 persone di cui ho raccolto sfoghi, amarezze, incredulità Sempre per questo motivo che mi hai detto, non voglio. per questo clima ostile che è stato creato nel Parco d'Abruzzo. Questa è una cosa veramente molto seria. Io credo che forse il ministro Costa dovrebbe trovare il tempo di occuparsi di questa cosa qua. C'è un clima ostile. No, non posso citare poi tante altre cose che mi sono state riservate fino a ieri. Fino a ieri ho avuto modo di vedere un documento allucinante, veramente allucinante. E questo non è possibile. Questo non è possibile. Il parco non è una proprietà privata. Il parco è un patrimonio comune e in tale ottica deve essere gestito. Ora, perché io non mi arrabbio oltre, se vuoi, possiamo passare al secondo filmato, così magari ci Dai, avviamo anche a poi. conclusione di questo incontro. Comunque condivido con te tutto, Dario, assolutamente, guarda. Allora, questo secondo filmato è stato invece realizzato il giorno successivo all'altro ed è un aspetto particolare di Oh, che questi. cosa incredibile. Allora, se fermiamo un attimo l'immagine, qui ci troviamo nel campeggio che è a Villetta Barrea, dove un nucleo anche abbastanza consistente di cervi da diverse generazioni staziona, non solo qui in questo campeggio, anche nei boschi circostanti. Diversamente dai colleghi che stanno su in quota, questi sono, tra virgolette, molto tra virgolette, un po' più confidenti, nel senso che un cervo così su se ti vede va via. Qui sono a pochi metri da lui, diciamo, è abituato alla presenza umana. Attenzione però, comunque sono animali selvatici e quindi hanno conservato il loro comportamento naturale. Diciamo che si sono un po' integrati con l'ambiente antropico. Non sempre si vedono, anzi, spesso è difficile vederli, a volte sono anche abbastanza schivi. In questo periodo, che è il periodo appunto degli amori, del bramito, è un po' più facile avvistarli. E quindi loro sono qui nel campeggio, vedete questo maschio quanto è grande, prima stava appunto bramendo. E quindi io penso che portare anche qui i bambini per vedere questi cervi è una cosa che può essere utile, molto, molto importante. Andiamo avanti. E qui si radunano tantissimi fotografi e chiaramente non c'è il problema che abbiamo su del disturbo di cui parlavo prima. Però c'è anche qui un problema di un corretto approccio con questi animali. È Poi magari bellissimo, Dario, è bellissimo. è un maschio abbastanza poderoso, vedete adesso sta bramendo, richiama le femmine. Purtroppo c'ho il gatto qui sotto che mi sta mordendo i piedi, quindi spero di Sento qua, non fa niente. arrivare Infatti, vivo integrante dell'intervista. alla fine dell'intervista. E poi, come si potrà vedere, penso che ci sono delle immagini, c'è gente che li fotografa, magari gente che non ha voglia di farsi scarpinate di ore, quindi è un modo molto comodo per poter assistere a questo evento. Guardate, vedete, ci sono i fotografi che tranquillamente possono ritrarre, vabbè, la tuta mimetica ha poco senso, però vabbè, lasciamo pure quello. E loro sono belli tranquilli, però, come dicevo prima, non bisogna dimenticare che questi sono animali selvatici e che se non adottiamo quelle cautele minime, possiamo davvero farci male, come stava per succedere appunto domenica scorsa, quando due cervi di questa stazza hanno cominciato a rincorrersi e due fotografi molto distratti hanno rischiato di essere investiti, quindi farsi molto male. Ecco, per esempio, vedete questo maschio, il maschio, che Lo sta poverina, questa femmina purtroppo ha un problema alla gamba, non so se sia un fando. tumore Oh,
residuo di un altro. Vedo, Ora guardate questo maschio, si trova dove sono io, guardate, mi guarda. Non è lui che deve cambiare strada. Quando ho capito che stava nella mia stessa direzione, bisogna fare una cosa molto semplice: andarsene, alzarsi e andare via. Perché non bisogna appunto sottovalutare che un maschio del genere, in questo periodo che sono sotto stress, pieni di testosterone, possano anche farti del male. Quindi anche qui a Villetta Barrea io vedo troppa disinvoltura da parte dei fotografi, o addirittura di quelli che poi, sai, col cellulare devi per forza avvicinarti all'animale per fare la foto. E lì diventa pericoloso perché una cornata di queste si Sì. fa la bua Bisogna parecchio. essere coscienti un po'. Beh, è vero, ti fai la bua, altro che bua. Bisogna comunque stare attento. Comunque sono due situazioni molto diverse che però secondo me valgono la pena di essere vissute. Non credo che oltre all'Abruzzo, come Villetta Barrea, ci siano in Italia altre situazioni simili, insomma, di No, non cerchi. credo. No, 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 no. Ma anche con questa, diciamo, con questa armonia del fatto di trovarsi in un paesello con tutti gli animali, no, in Italia non credo che ci sia questo rapporto tra Sì, uomo, ambiente e animali. Lo trovi in ricordo. Asia tanto, in Asia, dove sono stata in Sri Lanka, era un po' così, solo che anziché trovarti i cervi, trovavi i varani e le scimmie. No, cioè te li trovi la mattina i cervi molto facilmente, la mattina presto quando esci di casa ti trovi, soprattutto le femmine con i piccoli nel periodo di primavera e così via, te li trovi davanti casa, così come per i paesi girano gli orsi, alcuni orsi. Lì invece il discorso è molto più delicato, più complesso. Effettivamente questi orsi cosiddetti confidenti sono un grandissimo problema, ma non per la nostra sicurezza, per la loro sicurezza. Ci sono questi orsi che poi le scuole di pensiero sono diverse per quale ragione stiano nei pressi o addirittura all'interno dei paesi, c'è Amarena, c'è Giacomina, c'era Mario, del quale non si hanno più notizie, penso che sia passato a miglior vita, perché poi fuori parco questi orsi hanno una vita abbastanza complicata e così via. Questi orsi confidenti sono un grosso problema e non è semplice da risolvere. Per esempio c'è questo orso Amarena che quest'anno ha avuto questo parto record Di quattro cucci. di quattro cuccioli e anche lì c'è la discussione dell'impatto della fotografia, così per certi aspetti io condivido, non bisogna esagerare, io sono stato a vederlo, quest'orso un paio di volte, l'ho fotografato, mi sono accontentato e dopodiché non sono andato più, cioè invece che continuo ad andare tutti i giorni, credo che questo non vada bene. Però anche qui si è fatta molta confusione, perché io posso testimoniare di aver visto, tra l'altro, io quando sono andato sono stato insieme ai guardiaparco, quindi diciamo in perfetta legalità. Dove stavano loro stavo io, quindi non c'era problemi. Io ho visto il comportamento da parte dei fotografi presenti di estrema correttezza, un silenzio assoluto, nessuno si muoveva, nessuno andava al di là della linea ideale che i guardiaparco avevano, con un lavoro davvero encomiabile, giorno e notte stare lì non è semplice, avevano tracciato. Chi ha creato i problemi, però non se ne parla, purtroppo sono i locali. E perché quando tu alimenti l'orso, vai di notte con i fari o vai sotto l'albero dove l'orso è arrampicato col cellulare, non sono stati i fotografi. Però ce la siamo presi con i fotografi, perché magari con i locali si ha qualche timore a richiamarli, come dire, all'ordine. Vabbè, comunque, Ci lasciamo vuole del buon senso, dai, ci vuole come tutto del buon senso. questa parte polemica e credo, insomma, che meglio che ci fermiamo qui.
Ok, io Dario, prima di salutarti, volevo far vedere a tutti il tuo libro, uno dei tuoi libri che hai scritto, La bicicletta rossa, che ho letto personalmente e consiglio a tutti di leggere perché emoziona veramente tanto, almeno a me è successo così. Quindi andate a prendere questo libro, La bicicletta rossa. Dario, grazie per... La prossima primavera ci sarà questo romanzo che si chiamerà Le ultime foglie ed è molto diverso dalla bicicletta rossa ed è una storia, una narrazione che ha come protagonisti un padre, un figlio, un cane ed un lupo. A me è piaciuto, insomma, ci ho lavorato tanto, mi è costata tanta fatica. Pensavo di non riuscire a finirlo perché è davvero molto difficile scrivere. Adesso l'ho ultimato, ho parlato con l'editore, gli manderò il testo e spero a primavera di Attendiamo. possa vedere la luce. Non vedo l'ora di leggerlo, Dario. Allora, io ti ringrazio, ti ringraziamo tutti, saluto tutti gli amici ascoltatori. Un grazie di cuore di nuovo a te, Dario. Ricordo a tutti di condividere questa diretta perché quando si parla di madre natura, bisogna assolutamente divulgare tutto. Seguiteci sul canale YouTube. United People of the World sul sito www.unitedpeopleoftheworld.it. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao a Grazie, tutti. ciao, Ciao Dario. Ciao ciao, ciao. ciao.